Ben ritrovati sul canale. Quello che vedete alle mie spalle è la mia nuova versione del lettino IKEA che ho realizzato, il mio personale IKEA hack. Magari qualcuno di voi avrà già visto il video precedente, se non l'avete visto qui in alto nelle schede potete andare a vederlo. Adesso ho fatto la versione, diciamo, 2.0, perché praticamente ho aggiunto un lettino sotto. Quindi in questo video andremo a vedere la realizzazione magari della staccionata, delle perline, del montaggio. Però magari mancherà qualcosa perché è nell'altro video, quindi la struttura della casetta, ad esempio, vedo di inserire qualche spezzone, ma ci sarà poco. Quindi adesso magari ve la faccio vedere più nel dettaglio, poi partiamo con la realizzazione. Quello che vedete qui sotto è la struttura MALM, il letto MALM dell'IKEA, quello contenitore con due cassetti, semplicemente facilissimo da montare. L'unica cosa che ho fatto è stata non montare la testiera, come vi spiegherò dopo. Però comunque possiamo vedere che c'è un sacco di spazio sotto. Infatti l'idea iniziale era solo di mettere una rete sotto il cura, però a parte che non mi piaceva l'idea di avere il letto a contatto col pavimento, in più rimaneva troppo basso e volevo un po' di spazio sotto, avendo la cameretta un pochino piccola. Quindi in questo modo io ho montato la rete sul MALM, ho montato un MALM e ho guadagnato due cassetti qui sotto di spazio. Ok, quello che vedete è la mia prima versione del lettino che ho smontato per recuperare dei pezzi. Invece i due Oompa Loompa che vedete sono gli inquilini che andranno ad abitare lì dentro, anzi una ci abita già. Bene, adesso che ho smontato tutta la casetta, me ne sono portate qua sotto, perché comunque qualcosa ho intenzione di recuperare, quindi ne ho selezionate un po' che sono ancora in buono stato, quindi le recupererò. Qualcuna la butterò via, per esempio anche queste le butterò via perché non mi piacciono, e quindi ne ho comprate alcune nuove. Perché ne ho comprate di più? Perché dovete sapere che quando andate a comprarle, voi prendete la scatola, il pacco, dite: ah, che belle nuove, no? Poi arrivate a casa, le aprite, togliete quella, la prima, quella a vista, e iniziate a trovare così. Una così, una rotta, quella col nodo rotto, quella piellata malissimo con tutte le spaccature. Questa è buona, questa è buona, buona, buona e buona. Quindi praticamente in media in ogni pacco, che queste qua piccoline sottili sono da 10, su 10 3 le buttate via perché fanno schifo, quindi sempre meglio comprarne qualcuna in più. Io dovrò fare dei pezzi piccolini, quindi queste qua penso di riuscire a utilizzare lo stesso. Comunque ne ho comprate un po' di più, a prescindere, perché sapevo già come andava a finire. Quindi adesso vado a tagliare le perline a misura, carteggiata veloce e prima mano di fondo. Ok, questa è la prima scatola che ho aperto della struttura MALM. Quella parte lì non va montata perché è la testiera del letto che non serve. Bene, quando il MALM era pronto, gli abbiamo appoggiato sopra il lettino cura e l'abbiamo messo vicino al muro. Ricordatevi sempre di fissarlo con delle viti.
cosa ho fatto praticamente? Qui c'è la struttura della scaletta che sale, però qui era chiuso, quindi era molto scomodo salirci. Quindi cosa ho fatto? Ho tagliato questa parte qua, l'ho adattata in modo da salire. Bene, da questa angolazione possiamo vedere la struttura del tetto, che è semplicissima. Ho usato dei travetti di legno delle stesse dimensioni del lettino cura, mi sembra su 4x4. Per nascondere le viti ho creato un bordino di legno e l'ho sagomato sul letto. Dopo aver messo a distanza di sicurezza il nano da giardino, ho fissato il bordino con una sparachiodi. Ovviamente se non ce l'avete potete benissimo usare un martello e dei chiodini. Dopodiché ho montato le antine. Le antine sono semplicissime, sono due assi di legno fissate insieme con un pezzettino sempre di abete e fissate con delle cerniere semplicissime. Per la staccionata ho usato dei travetti di abete, li trovate già tagliati, già di questa forma in qualsiasi brico. Quindi li ho semplicemente tagliati a misura e fissati con delle viti. Le viti le vedete nel centro perché nella prima versione erano più alte, quindi fissati più in alto. Dopo aver stuccato i fori e dato un'altra mano di bianco, ho montato questi due listelli decorativi. Bene, il video ormai è praticamente terminato, come potete vedere la casetta è terminata. Cerco di rispondere ad alcune domande che sicuramente mi farete nei commenti, quindi cerco di anticiparle. Partiamo dalla più importante. Dove ho preso Spank? L'ho vinto in quei giochi con il ragno, non so come si chiamano. Presente quello che mettete 2 euro e a chiava del peluche? Sì, si vince. Ho vinto questo, ne ho vinti molti altri. Arriva da lì, ok? Ok, passiamo alla prossima domanda. La pulizia è facile da pulire? Nì, non è facile da pulire, però si riesce, basta salire sul letto e si pulisce tutto il tetto, tutto di sopra, così va spolverato, c'è un po' di manutenzione ovviamente, a quello ci pensa la mia signora, che mi ha detto che comunque si riesce a pulire tranquillamente tutto. È facile rifare il letto? Sì, anche lì bisogna arrampicarsi, quindi bisogna infilarsi e rifare il letto. Anche per questa ragione la staccionata l'ho fatta un po' più bassa perché all'inizio l'avevo fatta alta e
e dopo aver sentito le urla che non riusciva a rifare il letto, l'ho abbassata. Quindi diciamo che comunque si riesce a rifare il letto. Passiamo all'altra domanda che sicuramente tutti faranno. La scaletta, come l'ho realizzata? È sicura? Allora, la scaletta è la Trofast. Ho realizzato semplicemente la ringhiera utilizzando gli stessi travetti che ho usato per la struttura, quindi sono 4x4. Li ho fissati saldamente al letto e ho verniciato il tutto. Infatti l'altra domanda che tutti faranno è: ma sei sicuro che tiene? Di qua, di là. Tiene, regge. Perché praticamente questa è la struttura, quella in legno massello, legno vero, no? Non è quella che trovate bianca, c'è il modello bianco in melaminico e c'è il modello in legno grezzo. Io ho preso quella in legno e l'ho riverniciata di bianco, quindi è molto resistente. Potete salire benissimo senza problemi. E regge tranquillamente. Ok? Bene, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto il progetto, che vi sia piaciuto il video. Fatemelo sapere nei commenti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, per me è importante che lo facciate, e spuntate la campanella così quando sarete aggiornati quando ci sarà un nuovo video. Inoltre vi invito a seguirmi sui social come Instagram, Facebook, dove potete rimanere aggiornati su quello che faccio su YouTube e al di fuori di YouTube, quindi anche dietro le quinte. Infatti chi già mi segue su Instagram ha seguito il progetto passo passo come ne sta seguendo altri, quindi andate a cercarmi su Instagram e seguitemi anche lì. Direi che ho detto tutto, se avete domande scrivetemelo pure nei commenti. Nella descrizione del video troverete informazioni utili come il materiale utilizzato, un collegamento al sito dove ho spiegato passo passo il processo di realizzazione. Quindi andate, cliccate su mostra altro qui sotto nella descrizione e trovate informazioni utili. Bene, non mi resta che salutarvi. Ci vediamo al prossimo video.